io avere una disponibilità. Vi anticipo i vari eventi che da gennaio partiranno. Sicuramente un evento sull'eco bonus e sistema bonus. Partirà il corso per l'abitazione dell'antincendio dei Vigili del Fuoco, perché sono anni che non mi hanno invasiva. Sicuramente organizzeremo un corso per l'abitazione della certificazione energetica e sicuramente un seminario con le nuove normative, perché sapete bene che da gennaio entrerà in vigore il trasto per l'APE. E poi sicuramente faremo un corso che ci è stato proposto sulla sicurezza per pubblico spettacolo e le manifestazioni che si svolgono in piazza. Noi siamo a disposizione per qualunque proposta, corsi o eventi da organizzare per recepire questa notizia e metterci subito al lavoro. Porto i saluti del Presidente che stamattina non è qui perché è impegnato ad Ariano una manifestazione su sanità e territorio, dove sarà anche il Presidente della Regione Campania di Luca. E l'ultimo? Possiamo iniziare, passo subito la parola così abbiamo perso già un po' di tempo per aspettare i terzolari. Sì, quello perché... Grazie. Magari se spegniamo solo questo non ci possiamo. Là in fondo mi sentite? Cerco di gridare un po', così. Poi, visto che l'appuntamento di oggi durerà un po', perché abbiamo tantissime cose da vedere, può darsi che più tardi cala la voce, quindi me lo dite se non mi sentite e provvedete. Allora, io mi presento, anche se già l'ha fatto la vostra collega, sono Sergio Fiorentini, sono un tecnico di pneumatica. Buongiorno. E oggi siamo qui per parlare della dichiarazione di successione, un aspetto molto importante della nostra professione che è spesso oggetto di modifiche normative. Lo faremo in un modo, come dico io, da tecnico. Affronteremo il discorso della dichiarazione di successione proprio nella parte della gestione dei diritti immobiliari, curando proprio i dettagli particolari, perché io dico sempre una dichiarazione di successione fatta da un tecnico si deve vedere da lontano. Non dobbiamo aspettarci che certe cose, certi tipi di gestione li facciano i CAF, che invece fanno tutt'altro. Quindi affronteremo un po' il discorso della successione in sé come aspetto normativo, faremo anche un breve riassunto della cronistoria dei provvedimenti che si sono occupati di successione, perché questo è l'aspetto particolare delle procedure che trattiamo oggi, proprio la data di apertura che fa sempre la differenza. Visto che ci troviamo spesso a dover mettere a posto delle successioni vecchie, ci dobbiamo sempre riferire al periodo, quindi alle norme vigenti, ai minimi di imposta vigenti, all'epoca dell'apertura della successione. Questo è un po' l'aspetto difficile, complesso della successione. Poi si gestisce normalmente come tutte le altre cose della nostra professione. Parleremo per bene della nuova dichiarazione di successione telematica, vedremo proprio tutte le cose che ci sono da sapere. Alla fine faremo una dichiarazione di successione telematica insieme e simuleremo anche l'invio con il desktop delle mani, questa applicazione che dovete installare tutti quanti voi se non l'avete già fatto, per l'invio poi definitivo del file telematico di questa dichiarazione. Faremo anche un breve ripasso della procedura di assegnazione delle quote agli eredi. Perché dite voi ci preoccuperemo anche di questo? Perché una delle grosse novità della dichiarazione di successione telematica è proprio la devoluzione contestuale. Che cosa significa? Prima col modello 4 facevamo semplicemente l'elenco degli eredi, l'elenco dei beni e consegnavamo all'ufficio, all'agenzia delle entrate. Oggi invece, bene per bene, bisogna dire chi sono gli eredi, che cosa hanno ricevuto, che valore di quota e che quota. Quindi il discorso che facevamo successivamente con la cultura catastale adesso lo dobbiamo affrontare in maniera contestuale prima, durante proprio il momento dell'invio di queste nuove dichiarazioni delle mani.
proprio per questo non si capisce perché poi, visto che con la telematica potremo anche far fare le volture all'ufficio, queste volture non le stanno facendo. Eppure lì sarebbe una procedura automatica e completamente automatizzata, perché noi gli diamo l'elenco degli eredi di ogni bene, che quota hanno ricevuto, che valore di quota, sarebbe automatico volturare tutto questo. Invece si sono registrati dei ritardi. Allora il consiglio che io vi do è cominciare a fare queste dichiarazioni telematiche, pure perché, come vedremo tra poco, per alcuni particolari tipi di successione sarà obbligatorio dal 1 gennaio, visto che ormai chi doveva fare qualche dichiarazione da mettere a posto e voleva farlo col modello 4, penso l'avete già fatto, quindi ci possiamo già proiettare dal 1 gennaio 2019 e cominciare a pensare in funzione di tutto. E quindi vedremo anche questa assegnazione delle quote, lo faremo in una maniera partecipata, è previsto anche il vostro intervento, quindi liberamente alzate la mano e rispondete, o se avete qualche notizia o qualche informazione da passare ai colleghi lo potete fare liberamente. Allora, in questa prima slide che commentiamo vediamo un po' che cosa è successo negli anni per quello che riguarda l'aspetto normativo della dichiarazione della successione e della successione in sé. Allora, tutto parte nel 1862, come sapete meglio di me, il 1862 l'anno successivo all'unificazione d'Italia. E proprio questo avvenne, le norme che erano vigenti in Piemonte furono estese a tutto il regno. Quindi praticamente ci portiamo dietro queste procedure da sempre. Quasi ogni anno c'è stato un provvedimento che si è occupato di successione. Vedevo qualcuno che fa le foto alle slide, siete liberi di farli, però io vi consiglio di registrarvi all'evento sul sito Flumatica se non l'avete già fatto, poi compilate anche quella scheda che vi abbiamo consegnato nel materiale informativo e me la lasciate a me, perché così nella sezione I miei eventi del sito Flumatica troverete anche questo evento, quindi chi non l'ha fatto lo deve fare entro 10 giorni a partire da stasera, e potete scaricare sia l'attestato di partecipazione che queste slide che vedete a meglio fare, quindi le scaricate direttamente e non vi siete preoccupati di farlo, e poi siete liberi di farlo se vi interessa. Allora, la prima grossa novità nel 1973 l'avvento anche del IBIM. Cos'era questo IBIM? Oltre a pagare la doppia imposizione sull'asse e sulle quote, si cominciò a pagare anche sull'incremento del valore degli immobili, quegli immobili che erano inseriti in dichiarazione e si registravano degli incrementi di valore, c'era un'ulteriore tassazione, si faceva un calcolo con degli scaglioni progressivi, tutto quanto. Sicuramente ve lo ricorderete. Non abbiamo smesso di pagarlo nel 97, come è scritto nella slide, perché poi fu istituita la sostitutiva IBIM, che ci siamo portati fino al 1 luglio del 2000. Quindi se vi cade una dichiarazione di successione di quell'epoca, ricordatevi che c'era da pagare anche questo nel caso. Oggi c'è la tendenza, vedo molti colleghi, che con una dichiarazione di successione a volte si cerca di mettere a posto 30 anni di storia. Per quello che riguarda la successione io vi posso solo dire una cosa. Vi capita e vi sarà capitato sicuramente che è venuto qualche vostro cliente nello studio, ha detto: io devo vendere questo appartamento, 20 anni fa è morto il padre, 10 anni fa è morta la madre, non ha mai fatto le successioni, le dichiarazioni di successione, e oggi vorrebbe mettere a posto questa situazione per poter vendere l'appartamento. Molti colleghi cercano con una sola dichiarazione di sistemare tutto, si complica soltanto la cosa e si fanno più danni che guadagni. L'unico modo per gestire bene le dichiarazioni di successione è pensare di fare una istantanea, una fotografia. Ogni volta che muore una persona e si apre una successione dovete fare la foto a quel momento. Anche se, facciamo l'esempio di prima, è morto il marito 20 anni fa, oggi dovete fare quella successione, dopo 10 anni è morta anche la moglie, non è che perché oggi è morta la moglie non la mettiamo proprio in successione e trasferiamo direttamente tutto al figlio,
bisogna fare la dichiarazione del padre, mettere come erede anche la madre che oggi non c'è più ma c'era all'epoca, fare le volture, poi fare la dichiarazione di successione della moglie e fare le volture, intestare tutto al figlio, oggi quel figlio può andare a vendere liberamente quell'immobile con una situazione messa a posto per davvero. L'unico modo operativo che io conosco è questo qui, ma penso che sia anche l'unico applicabile. 20 settembre 75, riforma del diritto di famiglia. Che cosa succede in questa data? Che il coniuge, che prima era considerato un erede di serie B, diventa un erede di serie A. Prima il coniuge prendeva l'usufrutto su qualche bene, andava tutto ai figli se presente. Da questa data in poi quindi cambia proprio la modalità di assegnazione delle quote agli eredi. Quindi un'altra data importante. Nel 90 il decreto legislativo 346, testo unico sulle successioni, che ancora oggi, ovviamente con le successive modifiche e integrazioni che ci guarderemo per bene oggi, è ancora la nostra base di riferimento per chi si occupa di questo tipo di procedure. 1 luglio del 2000 una piccola rivoluzione, non c'è più la doppia imposizione sull'asse e sulle quote, si pagano aliquote proporzionali sulle singole quote di eredità. L'agevolazione prima casa viene estesa alla dichiarazione di successione e non si dichiarano più i beni venduti negli ultimi 6 mesi di vita del defunto, del decurus. Quindi anche qui, se vi capita una dichiarazione di successione del 1998, e capita spesso, si fa beneficiare i propri clienti dell'agevolazione prima casa. Arriverà inesorabilmente la rettifica dell'agenzia, perché in quella data non si poteva scegliere il beneficio in prima casa in una dichiarazione di successione. Lo possiamo fare ma dal 1 luglio del 2000 in poi. Quindi è questa la complessità della dichiarazione di successione, ricordarsi tutte queste date è pressoché impossibile. Quindi paradossalmente oggi più di prima abbiamo bisogno di un software. Dal 1 gennaio 2019 saremo proprio obbligati, perché se no il file telematico a mano non riusciamo a scrivere. 2001-2006, sospensione dell'imposta di successione, è stato quel periodo in cui i vostri clienti vi dicevano: ma come, Berlusconi l'ha tolta l'imposta e tu mi fai pagare, mi fai presentare anche la dichiarazione. Quello che abbiamo sempre presentato e quello che abbiamo sempre pagato sono gli imposti ipotecari e catastali, qui l'esenzione riguardava l'imposta di successione. Dal 23 gennaio 2017 al 24 maggio 2018 siamo già arrivati alla terza generazione della dichiarazione di successione telematica. Quindi anche questa dichiarazione di successione telematica, che per noi oggi è nuova, siamo già al terzo aggiornamento normativo. Penso che questo sia quello definitivo e il 1 gennaio partiremo con la dichiarazione telematica. Vediamo un po' le successive modifiche a questo testo unico, che cosa hanno riguardato. Allora, finanziaria 2007, vengono ridefinite le aliquote delle franchigie per i beneficiari e per i portatori di handicap. Sapete meglio di me, oggi un coniuge o un parente in linea retta, quindi un discendente o un ascendente, ha 1 milione di euro di franchigie, i fratelli 100.000 euro. Quindi fino a questo tetto non si paga imposta di successione, oltre si comincia a pagare. Ma una cosa importante che ha introdotto questa finanziaria del 2007 è l'esenzione totale per tutte le imposte, non solo quella di successione, anche ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di azienda, quelle aziende che passano da padre in figlio, dove il figlio si impegna con una dichiarazione a proseguire l'attività del padre per almeno i 5 anni successivi. Bene, vi faccio un esempio così ci chiariamo prima. In quella successione noi potremmo trasferire 50 milioni di euro di valore, 10 milioni di euro di valore di immobili all'interno di questa azienda, si pagano di tasse 0 euro, non si paga né imposta di successione, né imposta ipotecaria, né imposta catastale. Questa è l'agevolazione più potente, diciamo così, di cui si possa beneficiare.
Anche qui c'è una data da rispettare per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006, la stessa data che vale per le successioni telematiche dal 1 gennaio 2019. La finanziaria 2008 ha esteso questo beneficio, che abbiamo appena visto tra padre e figlio, anche tra coniugi, quindi tra moglie e marito o viceversa, per le successioni aperte dal 1 gennaio 2008. Sono nelle sedie qui avanti, se vi volete accomodare, le spostiamo un attimo, prego, però state in piedi tutta la giornata. La legge 128 del 2013 ha elevato a 200 euro i minimi di imposti ipotecari e catastale. Qualcuno si ricorda prima quant'erano? Benissimo, quindi se ci capita una dichiarazione di successione prima del 2014, sì, i minimi sono 168 e 168, oggi 200 e 200. E se vi capita una dichiarazione di successione del 2005, i minimi? 129. No, no, ha detto bene il vostro collega, avanti 200 e 200, perché in quel periodo di sospensione dell'imposta si paga di nuovo l'attuale. Oggi sono 200 e 200, se domani questi diventano 300 si pagheranno 300. Ok, la 154 del 2013 è quello che ha rivisto le disposizioni vigenti in materia di filiazione, praticamente quel provvedimento che ha stabilito che i figli si possono definire solo figli senza altri aggettivi, questo anche nei provvedimenti dello Stato. Il decreto semplificazione è quello che ha modificato proprio tre articoli del testo unico delle successioni, vediamo quali. Quelli importanti per noi sono gli ultimi due, il primo, quindi il secondo in questa slide, è quello che oggi ci impedisce di allegare alla dichiarazione di successione informazioni che sono già in possesso della pubblica amministrazione. Anche qui facciamo un esempio pratico. Prima, la prima cosa che allegavamo alle nostre dichiarazioni erano le misure catastali. Da questo momento in poi non lo possiamo fare più. Tutto quello che invece dobbiamo continuare ad allegare e a dichiarare lo possiamo fare con autocertificazione. Tutto si può autocertificare e questo è il provvedimento che ce lo consente. Non c'è obbligo, ma anche qui vediamo una slide più significativa con una grafica, non c'è obbligo di presentare la dichiarazione se tutte queste tre condizioni sono soddisfatte contemporaneamente, quindi ereditare una di queste tre categorie o un sistema di queste categorie o tutte e tre presenti. Il valore trasferito della dichiarazione non deve superare i 100.000 euro, prima erano sui 50 milioni di lire, e non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari nella dichiarazione. Se tutte queste tre condizioni sono verificate, possiamo omettere la presentazione. La legge di stabilità 2015-2016 è quella che ha steso a sempre la possibilità del ravvedimento per uso. Per il 2018 il saggio degli interessi legali è stato dello 0,3 e nel 2018 è stata la prima volta che è aumentato dopo una serie di ribassi, l'anno precedente era 0,1, vedremo quest'anno, tra pochi giorni, se non proprio oggi, quanto ammonterà quello per l'anno. Allora, come avevamo anticipato, prima trattiamo un po' la successione legittima e l'assegnazione delle quote agli eredi, lo facciamo insieme perché così ci facciamo una breve ripassata tutti quanti, perché per qualcuno che è arrivato dopo, oggi c'è la devoluzione contestuale, quindi al momento della redazione della dichiarazione di successione e l'invio dobbiamo dare già i beni agli eredi secondo le quote e con i valori di queste quote che abbiamo assegnato. Allora, per fare un'assegnazione delle quote corretta agli eredi basta tenere presente tre principi semplici. Uno, che ci sono innanzitutto le linee di parentela. Queste linee di parentela sono solo tre: ascendente, discendente e collaterale. Alcune linee di parentela sono privilegiate nella legittima rispetto ad altre. Quella che esclude tutti gli altri è la linea discendente.
quindi figli, nipote, discendente, pronipote, discendente, abnipote, discendente e così via. Queste due linee messe insieme formano la linea retta. Poi c'è quindi quella ascendente, padre, nonno, bisnonno e così via. La linea collaterale è quella dove stanno i fratelli, gli zii, altri parenti. Sono solo queste tre linee. Vediamo un po' le priorità da stabilire tra queste tre linee. Quella che esclude tutti gli altri, abbiamo detto, è che la linea discendente. Quindi, poi nell'ambito delle stesse linee di parentela, la priorità viene stabilita dal grado. Il grado non è altro che la distanza tra il decuius, la distanza generazionale tra il decuius e l'erede. Quindi da padre in figlio c'è una generazione, c'è un grado. Anche qui vediamo dove sta l'omino nero, che sarebbe il decuius in questo caso, il padre, quindi anche nella linea ascendente i gradi si contano nella stessa maniera, è un parente di primo grado. Quindi ricordiamoci questi gradi, che nella linea collaterale si contano in maniera diversa. Qui è facile, invece tra i collaterali, in questa slide vediamo un esempio, B e C sono due fratelli. Nella linea collaterale non possiamo andare da un fratello all'altro, dobbiamo passare per l'ancestore comune. Quindi il padre comune, quindi da B vado in A e conto 1, scendo in C e conto 2. I fratelli tra di loro sono parenti di secondo grado. Quelli che noi nel nostro gergo quotidiano chiamiamo quelle mio cugino di primo grado, i cugini tra di loro sono già parenti di quarto grado. Pensate che oltre il sesto grado l'eredità passa allo Stato, non ci sono più parenti. Quindi c'è già una diversa modalità del conteggio di questi gradi. A cosa servono poi questi gradi? A stabilire le priorità nell'ambito delle stesse linee. Prima prevale la linea. Vi faccio un esempio pratico. Andiamo qui. Abbiamo una successione dove ereditare è il nipote discendente, parente di secondo grado, e poi il decuius che è morto ha lasciato anche il padre parente di primo grado. Il padre cosa prende in questa eredità? Metà. Il padre è completamente escluso. Qui il discendente, anche se di grado più lontano, va fuori tutti gli altri e concorre solo col coniuge superstite eventualmente presente. Quindi ricordatevi, la prima priorità la dà la linea, poi nell'ambito della stessa linea il grado, infatti nella linea discendente, qui se il figlio di primo grado è vivente, esclude il nipote di secondo grado, anche se presente al momento dell'apertura della successione, perché di grado più lontano. Quindi ricordatevi queste due cose. Come concorrono questo coniuge superstite e i figli? E se troviamo una dichiarazione di successione, o meglio una successione da fare con questi eredi presenti, inutile cercare altri parenti, sono automaticamente tutti quanti esclusi dai discendenti. Se c'è il coniuge e un figlio, un mezzo e un mezzo. Se c'è il coniuge e più di un figlio, un terzo, i due terzi divisi in parti uguali tra i figli presenti. Lo stesso discorso quando ci sono figli e coniugi, è a ridosso, ma è lo stesso discorso. Dove si complicano un po' le cose? Quando non ci stanno questi benedetti discendenti, e allora col coniuge cominciano a concorrere gli ascendenti, quindi padre, nonno e così via, e i collaterali, i fratelli. In che misura concorrono queste tre categorie lo vediamo nella torta a destra. Il coniuge si prende 8 dodicesimi, 2 terzi dell'eredità, i genitori 3 dodicesimi, un quarto dell'intero, non di quello che rimane, altrimenti prenderebbero meno dei fratelli, un dodicesimo che rimane va ai fratelli che se lo dividono in parti uguali. Questo è quando ci sono tutte e tre le categorie. Chiariamo anche questa cosa qui. Quella parte che va agli ascendenti va divisa in due linee, linea paterna e linea materna. Si divide.
E in questo caso che vedete alle mie spalle, secondo voi il bisnonno che è vivente prende qualcosa nella linea paterna? Quella parte che si divide se la prende o no? E perché no? Perché cosa abbiamo detto? Nell'ambito della stessa linea poi cosa vince? Il grado. Quindi qui si prenderebbero tutti i due nonni materni. Fosse stato vivente questo qui, un nonno paterno, allora si divideva l'eredità. È chiaro? Quindi linee e poi gradi. Quando ci sono anche i fratelli concorrono, abbiamo detto, con ascendenti e coniuge, in questo grado, in queste misure qui, come abbiamo visto prima. Ma quando non c'è il coniuge e c'è il concorso tra ascendenti e fratelli, quindi tra ascendenti e collaterali, come si divide l'eredità? Facciamo l'esempio che stasera viene al vostro studio un vostro cliente e vi dice: è morto una persona, questo Segus ha lasciato padre, madre e un fratello, che quote gli dareste voi? La metà ai genitori e poi l'altra metà al fratello. Siete tutti d'accordo? Tre quarti e un quarto. Qualcuno la pensa diversamente? È un terzo. Dobbiamo capire però una cosa, perché siamo arrivati a questo frazionamento. Allora, facciamo un altro esempio. Viene sempre lo stesso cliente nel vostro studio. È morta una persona, questo Degus ha lasciato il padre, un solo ascendente, due fratelli, due collaterali. Che quote ricevono questi qui? Due terzi e un terzo. Come prima allora? Un mezzo al padre. Bravissimo. Allora, un mezzo al padre, un quarto e un quarto. Allora, qualcuno mi sa spiegare perché prima abbiamo dato un terzo e poi un mezzo e un quarto e un quarto? Qual è la differenza tra la prima e la seconda slide? Il numero? Proprio il numero dei presenti. Quando la maggioranza sta sul ramo ascendente, la successione si fa per capi. Che significa per capi? Tre persone divido per tre, un terzo ciascuno. Quattro persone divido per quattro, un quarto ciascuno e così via. Perché il codice civile dice almeno un mezzo agli ascendenti, ma almeno un mezzo non significa sempre un mezzo. E questo è proprio il caso, quello successivo, è quando noi dobbiamo fare prima salvo un mezzo agli ascendenti, ma in questo caso lo dobbiamo fare salvo il mezzo agli ascendenti. Perché? Perché la maggioranza qui di chi è? Dei collaterali. Quindi voi, per decidere se applicare la successione per capi o questa dell'articolo del codice civile che dice almeno un mezzo agli ascendenti, dovete semplicemente contare chi sono i maggioranti, se gli ascendenti o i collaterali, e poi decidete per bene, o fate quella per capi o questa qui, che funziona in questo modo: un mezzo, un quarto e un quarto. Perché qui che cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo tolto il mezzo da dare agli ascendenti, l'unico ascendente presente se l'è preso tutto. Poi, per un caso, in questo esempio ci stanno due fratelli, ma se erano tre prendevano un sesto ciascuno, quindi si dividevano quel mezzo in parti uguali tra loro. Questo è il modo di operare correttamente per le quote. Un altro caso che vi potrebbe capitare e capita spesso sono quello dei fratelli unilaterali. Chi sono i fratelli unilaterali? Sono figli di un solo padre e una sola madre. Sì, hanno solo un genitore in comune. Quindi vediamo un po' che cosa succede in questi casi. Anche qui abbiamo una slide dove è raffigurato uno scenario familiare che capita spesso. C'è questo nome di fantasia, Ambrogio, che si è sposato con due figli, ha divorziato dalla prima moglie, si è risposato e ha avuto altri due figli. Ora noi, per
capire come funziona, uno a uno li facciamo morire a tutti quanti. Però col fatto che quando qualcuno muore, vediamo chi sono i suoi eredi, nel caso poi resuscita e partecipa alla successione di quello che viene dopo. Ok? Allora, il primo caso muore Ambrogio, questo qui che si è sposato due volte e ha quattro figli. Chi sono i suoi eredi al momento che lui muore? I figli del primo matrimonio. I figli del primo matrimonio, quelli del secondo no. I figli sono sempre figli, ok? Il divorzio fa finire il rapporto del matrimonio, ma non quello da padre a figlio. E poi la seconda moglie. Ah, la seconda moglie anche. Perché la prima divorziata. E quindi la seconda moglie. E i quattro figli, giusto? La prima, giustamente, il divorziato non ha alcun diritto sulla successione. Adesso Ambrogio resuscita e facciamo morire la prima moglie. Chi sono gli eredi della prima moglie? I figli. I figli sono. Quali figli? Univerà. I primi due. Il marito no, perché il marito è divorziato. Solo i due figli. Ok? Ora resuscita pure la prima moglie e muore la seconda moglie. Chi sono gli eredi della seconda moglie? Quindi Ambrogio, l'attuale marito, e i due figli del secondo matrimonio. Okay. E fino a qui ci siamo. Resuscita anche questa e muore uno dei figli del primo matrimonio. Chi sono gli eredi di questo figlio che è morto? Di questo decurio? Tutti e due i fratelli? La madre, quale madre? Quella del primo matrimonio. Quindi Ambrogio, perché quelli sono sempre loro i genitori, no? Il fratello Germano, quello che è nato come lui dallo stesso matrimonio, il primo matrimonio, e gli altri due fratelli partecipano o no? Quelli del secondo matrimonio. Siete sicuri? Sì. E chi sono i fratelli unilaterali? Sono proprio questi. Quindi subentrano nella successione di questo primo figlio che è morto anche i figli del secondo matrimonio del padre, sono proprio quelli gli unilaterali, quelli che hanno un genitore in comune, un solo genitore in comune. Il quinto caso è uguale, quindi possiamo sorvolare. L'unica accortezza, accorgimento, è che i fratelli unilaterali devono ricevere la metà di quello germano. Quindi noi abbiamo un fratello germano e due unilaterali, sono tre soggetti. Dividete quella parte da dare ai fratelli per quattro, due parti al fratello germano, una parte ciascuna ai quelli unilaterali. Successione per rappresentazione, questo è un altro caso della legittima che dobbiamo tenere sempre presente. Allora, quando si attiva questo diritto di rappresentazione? Muore una persona, un decurus. Quando muore, lascia una figlia vivente, ad esempio, e un figlio era morto già prima di lui. Quindi, era già un premorto, come si suol dire. Ma se questo figlio, prima di morire, aveva avuto una propria discendenza, questi discendenti oggi vengono a rappresentarlo, ecco perché si chiama diritto di rappresentazione, è come se ci fosse ancora questo soggetto ed è rappresentato dai suoi discendenti. Le uniche due categorie di parenti che possono attivare in origine il diritto di rappresentazione sono soltanto i figli e i fratelli, anche i fratelli premorti vanno in successione. Quindi godono di questo diritto. Ora, se facciamo caso un po' qui nel terzo modo, ci sta un nipote rinunciatario. Questo nipote ha rinunciato, anche lui ha dei discendenti, bene, la rappresentazione può andare avanti all'infinito, può superare anche il sesto grado della legittima.
Per questo motivo, quando a qualcuno dite tu rinuncia all'eredità e risolvi il problema, se questo ha dei figli, non rinuncia proprio a niente, perché l'eredità passa ai figli, e se i figli sono minorenni addirittura subentra il tribunale. Quindi non sempre conviene far rinunciare alle persone con semplicità, bisogna sempre osservare caso per caso. Sì, prego. Muore un fratello, non è una sposa, non è una sposa, e lascia due fratelli, due fratelli, e ci sono altri due fratelli premorti. No, nel caso come stavate dicendo voi, subentrano i nipoti, no? I nipoti dei premorti, e se uno dei nipoti del premorti rinuncia, lui non ha discendenti. Quella parte passa agli altri fratelli. Il sentire discendente va ai con lui. Cioè, all'infinito si può arrivare oltre il sesto grado con la rappresentanza. E gli unici due, diciamo, parenti che possono attivare questo procedimento sono proprio i figli diretti, i figli in origine ci deve stare un figlio o un fratello. Quindi questi due premorti, anche se sono morti 50 anni fa, ma hanno avuto dei figli, e quei figli hanno avuto poi altri figli, questi vengono tutti per rappresentazione. Se vogliono rinunciare, ad esempio se questo qui vuole rinunciare, questo nipote rinunciatario, per estinguere il discorso devono rinunciare anche gli altri pronipoti. Finché ci sono persone in vita devono rinunciare tutti quanti. Quando questa rinuncia non la può fare un soggetto perché è minorenne, subentra il tribunale. Per questo è una cosa molto delicata da gestire. Ah, un'altra cosa che chiariamo, perché ci viene chiesta sempre, spesso, il coniuge del figlio premorto. Ad esempio questi fratelli rinunciatari o premorti hanno lasciato un coniuge, se hanno dei figli, no? Che probabilmente potrebbe essere in vita in quel momento. Questo soggetto non ha alcun diritto sulla rappresentazione. Il coniuge superstite di questo figlio premorto l'eredità l'ha ricevuto quando è morto il marito, ok, a cui aveva diritto. Adesso non subentra in niente. La successione, quando non è legittima, quando ci sono delle disposizioni testamentarie che prevalgono su quelle della legittima, si fa secondo le disposizioni del testamento. Quindi il testamento può essere di tre tipi: olografo, quindi scritto a mano dal testatore, per notaio, pubblico o segreto, si consegna comunque un plico chiuso al notaio che sarà aperto al momento della morte. Questi sono i tre tipi di testamento. Il testamento pubblico è quello che fa proprio il notaio, e si chiama pubblico perché il notaio è un pubblico ufficiale, non perché quando fate il testamento lo dice a tutti quanti, e lo custodisce fino al momento della morte. Il testamento olografo è quello che invece si scrive di pugno. Ora il discorso è: quando ci troviamo in caso di più testamenti, oppure abbiamo fatto un testamento da un notaio 10 anni fa, un mese prima di morire questa stessa persona ha fatto anche un testamento olografo, quale vale di più? Ok, sempre piano piano dobbiamo andare su queste cose. Possono benissimamente valere entrambi, ok? Se i due testamenti contengono disposizioni diverse sono validi tutte e due. Se invece i due testamenti per alcune cose parlano di uno stesso, di una stessa disposizione, allora vale quello più recente. Che sia un olografo rispetto a un pubblico non vuol dire niente, hanno tutti lo stesso valore. E il testamento segreto è questo qui: chi può fare testamento, diciamo tutti, chi può ricevere un testamento, altri stanno. Il testamento non necessariamente contiene solo disposizioni patrimoniali, ci possono... si può definire tutto con il testamento, anche altre cose. Vediamo un po' per quello che riguarda il testamento. A volte cosa succede? Che chi dispone per testamento sfora, supera questa quota disponibile. Vedete, questa quota è variabile a seconda di chi resta. Nel caso che lascia il decurs, il coniuge e due o più figli,
può disporre liberamente di un quarto del proprio patrimonio, lo poteva dare a chi voleva, gli altri tre quarti li deve necessariamente dare ai legittimari. I legittimari sono i parenti legittimi e necessari, e si è coniato questo termine legittimario. Ovviamente ci potrebbe stare pure qualcuno che destina tutto a determinati soggetti senza curarsi di questa disponibile. Finché chi ha diritto non si oppone o impugna, la cosa potrebbe anche andare avanti così. Ma quello che qui, diciamo, dobbiamo osservare con attenzione, che cos'è? Che questo quarto di disponibile, e facciamo l'esempio di un testatore che 50 anni fa ha donato una villa a un altro soggetto, 50 anni fa ha donato questa villa, oggi muore, ha lasciato testamento, lascia tutto a coniuge e figli. Noi dobbiamo comprendere nell'asse anche quella villa donata 50 anni fa, e non basta, la dobbiamo attualizzare al valore di oggi, ok? Quindi partecipa quella villa di 50 anni fa donata, perché la donazione nel nostro ordinamento viene visto come un'anticipazione del testamento. Questa villa partecipa, si deve riconsiderare e si deve attualizzare il valore al momento dell'apertura della successione. Quindi che cosa succede? Che questa villa potrebbe superare di molto questo quarto della disponibile, e gli eredi a campare pretese su quel bene. Difatti, quando andate in banca a chiedere il mutuo e il bene proviene da una donazione, i soldi non ve li danno in banca, proprio per questi motivi qui. Qui possiamo superare anche i 20 anni per questi motivi. La cosa da tenere ben sotto controllo è proprio questa. Sono alcuni consigli per cercare un testamento: l'accettazione dell'eredità. Un'eredità si può solo accettare. Se non rinunciamo, accettiamo, ok? Si riceve sempre per accettazione. L'accettazione può essere tacita, cioè ci comportiamo in un modo da farla presupporre. Può essere espressa, la dichiariamo proprio l'accettazione, può essere con beneficio di inventario, significa io prima faccio un po' i conti, vedo di cosa si tratta, le attività, le passività, come funzionano, se mi conviene accetto, se no. È irrevocabile l'accettazione e non può essere parziale. Che cosa significa? Una volta che ho accettato non posso tornare più indietro. Non può essere parziale, o accetto tutto o niente, non posso scegliere qualcosa sì e qualcosa no. Quando è tacita l'accettazione? Quando ad esempio ereditiamo con una successione un bene e poi continuiamo a viverci al proprio interno. Quella è un'accettazione tacita. La dichiarazione di successione, badate bene, non vale come accettazione. Noi quando muore qualcuno e facciamo la dichiarazione di successione, abbiamo fatto un puro adempimento fiscale che non vale come accettazione. Quindi il fatto che presentiamo la dichiarazione di successione è solo per pagare le tasse, ma non vale come accettazione. Ci sono degli esempi di alcune procedure in seguito a una presentazione di una dichiarazione di successione, come potrebbe essere la voltura catastale. La voltura catastale è stata considerata in genere dalla Cassazione in alcune sentenze un'accettazione tacita dell'eredità. Quindi la voltura catastale, che non è probatoria, che invece sono solo degli intestatari, nemmeno gli effettivi proprietari e tutto quanto il resto, se la facciamo potrebbe questo segnalare un'accettazione tacita dell'eredità. Solo per il firmatario della voltura, no, no, non c'entra. Perché la voltura, allora, la dichiarazione viene trascritta, ok? Ma non vale come accettazione. Difatti, la slide successiva, proprio questa, a questo si riferisce. Qual è il caso? Abbiamo ricevuto 10 immobili in una successione, abbiamo presentato anche la dichiarazione per pagarci le imposte, uno di questi beni decidiamo di venderlo, ok? Andiamo dal notaio, se non l'abbiamo accettato espressamente
la dichiarazione di successione, il notaio la prima cosa che fa, ci fa firmare un'accettazione tacita dell'eredità. Ma in questo caso il notaio non sta tutelando lui, ma sta tutelando l'acquirente, perché lui vi fa firmare l'accettazione, ve la registra dopo un minuto, momento successivo intesta l'immobile all'acquirente e l'acquirente è salvo da tutti i problemi. Il problema si potrebbe verificare per chi ha accettato in quel momento l'eredità, perché come abbiamo visto l'eredità non può essere parziale. Quindi noi abbiamo firmato l'accettazione per vendere quel bene, ma abbiamo accettato tutti gli altri che stavano in successione. Quindi se in quel caso ci fossero dei creditori si potrebbero fare avanti. Ok, sono sempre delle cose molto delicate. L'accettazione con beneficio di inventario l'abbiamo già spiegato di cosa si tratta. Il termine dell'accettazione si prescrive in 10 anni. E poi c'è la rinuncia all'eredità, come abbiamo visto prima, si potrebbe anche rinunciare. La rinuncia è irrevocabile a differenza dell'accettazione, quindi può rinunciare e dopo un mese decidere di accettare. E non può essere parziale, cosa significa? La stessa cosa di prima. O si rinuncia a tutto o a niente, non si può scegliere. Per quello che riguarda la legittima abbiamo fatto un breve ripasso sulle norme della successione, l'assegnazione delle quote e quant'altro, che vi assicuro fa sempre bene. Ora cominciamo a parlare di dichiarazione delle mani. Le cose da sapere che vi metteranno già da oggi in grado di poter fare una semplice dichiarazione delle mani. Facciamo direttamente una cosa, così tagliamo la testa al toro. Un esempio. Facciamo finta che siamo già al 1° gennaio 2019, quindi ci riferiamo solo alla seconda parte di questa tabella. Allora, 1° gennaio 2019, tutti e due i modelli, sia il modello 4 che il modello telematico, saranno obbligatori. Il modello 4 non scomparirà mai. Ok? Quando dovremmo usare la dichiarazione telematica e quando il modello 4? Allora, la dichiarazione telematica per tutte le successioni che si sono aperte dopo il 3 ottobre 2006. Dal 1 gennaio 2019 saremmo obbligati a farle telematiche. Quindi la data spartiacque è proprio 3 ottobre 2006. Quelle lì che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 le faremo sempre anche nel 2028 con il modello 4. Ok? Quindi quello non lo abbandoneremo mai. Ma ci sono anche delle sedie più avanti, se vi volete accusare. Quindi ancora pochi giorni possiamo decidere per quelle successioni che abbiamo da fare se farle col modello 4 o farle col telematico, ok? Poi dal 1 gennaio siamo obbligati 2019 a farle col telematico. E come si fanno queste successioni telematiche? Allora, innanzitutto già questa telematica, come vi dicevo, siamo alla terza generazione, ci sono stati degli aggiornamenti. Settembre 2017 è comparsa la possibilità di fare una dichiarazione di successione e inoltrarla, non parliamo più di presentazione, possiamo, voi intermediari abilitati potete solo inoltrarle. Voi geometri siete abilitati dal marzo 2017, ingegneri e architetti dal marzo 2018, arrivate sempre un po' prima. Legge estera, che cos'è? Allora, potremmo presentare una dichiarazione, inoltrare una dichiarazione qui telematica, seguendo una legislazione straniera, se il decurius era un italiano residente all'estero. Si può scegliere di fare, di adottare le norme del paese di origine o quello di residenza. Questo però vale in determinati paesi, ci sono convenzioni e convenzioni, quindi è una cosa da osservare un po' con attenzione anche questa qui.
è comparso il codice Z per quello che riguarda l'agevolazione prima casa nelle dichiarazioni di successione. Per la telematica adesso avete 4 codici tra cui scegliere quando qualche beneficiario sceglie l'agevolazione prima casa. P è una prima casa presa nella dichiarazione che state facendo. X e Y sono le pertinenze. X le pertinenze di una prima casa che sta in questa dichiarazione. Y è una pertinenza di una prima casa fuori da questa dichiarazione, cioè già si possedeva una prima casa, oggi mi prendo il garage con questa dichiarazione, ok? E il codice Z è l'abitazione contigua. Anche qui facciamo un esempio: in questo palazzo al terzo piano qui ad Avellino ci sta un signore che abita un appartamento che ha acquistato con i benefici prima casa, quindi ha già goduto dell'agevolazione del beneficio. Muore un suo parente, va in successione l'appartamento che sta sopra, sotto oppure a fianco, lui ha diritto a questa successione, può prendere questo altro appartamento, beneficiare una seconda volta dell'agevolazione prima casa, a patto che entro 3 anni fonda queste 2 unità in una sola. Ok, questa è l'abitazione contigua. Codice Z. È diventata l'agevolazione prima casa adesso nella dichiarazione di successione molto particolareggiata, perché ci sono dei casi, ma c'erano già prima, però non ci comportavamo in un certo modo, dove si possono sfruttare delle belle agevolazioni. Uno di questi casi è quello che riguarda la posizione del coniuge superstite. Guardate, non a caso l'Agenzia delle Entrate adesso con la dichiarazione di successione telematica vi mette a disposizione ben 8 codici per definire la posizione del coniuge superstite. Ma ci siamo chiesti perché? Perché il coniuge nella dichiarazione di successione riveste un ruolo particolare. E vi spiego con un esempio. Quanti di voi hanno mai fatto una dichiarazione di successione in cui a ereditare era il coniuge superstite? Chi non l'ha mai fatta? Penso che chiunque di voi ha fatto delle dichiarazioni. Allora, muore il marito, diciamo che muore il marito, di solito muore il marito, e rimane la moglie. Ok, la moglie, facciamo un esempio particolare, così capiamo tutti di cosa stiamo parlando. Muore un marito titolare esclusivo di un appartamento, valore catastale 100.000 euro, e lascia tutto alla moglie che non ha i requisiti per beneficiare dell'agevolazione prima casa. Quindi viene trasferito un valore catastale di 100.000 euro da marito a moglie. Quanto abbiamo fatto sempre pagare a questo coniuge superstite noi di imposte? Non avendo i requisiti di pagare. Il 3% su 100.000 euro abbiamo fatto pagare sempre 3.000 euro. Okay. Non ci siamo mai fermati a pensare una cosa. Quando il coniuge superstite, che sia la moglie o il marito, eredita la casa coniugale, quello che eredita effettivamente è la nuda proprietà, non è la proprietà. Perché? Perché il diritto d'uso deriva dal matrimonio e non dalla successione. Difatti noi prima consigliavamo sempre in questi casi di fare la dichiarazione di successione con il modello 4 e nelle 3 righe di osservazione si scriveva: è stato nel trasferimento di questo immobile, in base all'articolo 540 del codice civile, che è il diritto d'uso del coniuge superstite, è stato tenuto conto del valore della nuda proprietà per il trasferimento, in quanto su di esso insiste il diritto d'uso del coniuge. Questo diritto d'uso del coniuge è pari pari all'usufrutto. Quindi, se il coniuge superstite va in una fascia di età 62-63 anni, risparmia il 45% di imposta. Con questo piccolo accorgimento significa che invece di 3.000 euro ne doveva pagare sempre o massimo 1.700, 1.600, ok? Per questo io vi
premettevo all'inizio, voi che siete i tecnici dovete fare una dichiarazione di successione con una gestione dei diritti immobiliari ottimale, proprio per queste cose. Un altro beneficio, un altro accorgimento che i vostri colleghi in tutta Italia stanno sempre consigliando ai propri clienti è questo: guardate il codice 5. Il codice 5 in questa slide è il coniuge superstite che addirittura rinuncia all'eredità, cioè non è un erede, è un semplice chiamato, non c'entra proprio nell'eredità, sul suo diritto d'uso, quindi allegato per legge, mantiene il diritto di abitazione sull'immobile, nessuno lo può cacciare, richiede addirittura su quel suo diritto d'uso l'agevolazione prima casa, avendone i requisiti. Allora, facciamo un altro esempio. Muore il marito, lascia la moglie e due figli, ok? Possiamo fare pure che muore la moglie, il marito e due figli, perché sennò giochiamo fuori campo. Allora, muore la moglie, lascia il marito e due figli. Il marito che cosa fa? Per fare andare direttamente l'intero ai due figli, rinuncia all'eredità. Rinuncia all'eredità, ma conserva il diritto d'uso. Quindi già il valore da calcolare è quello della nuda. Però se ci sta qualcuno che ha i requisiti prima casa, addirittura il marito che ha rinunciato all'eredità, sul suo diritto d'uso sceglie l'agevolazione prima casa. Quindi si pagano 400 euro di imposte, i figli si intestano la proprietà dell'immobile e nel corso della loro vita avranno ancora la possibilità di acquistarne un altro con i benefici di prima casa, perché il beneficio in quel caso l'ha scelto il padre, ok? Quindi con 400 euro si intestano la proprietà e risolvono il problema e non si sono ancora consumati questi diritti. Per questo motivo a volte in catasto si trova piena proprietà e nuda proprietà. Evidentemente quando si trova scritto solo proprietà, adesso è diventato proprietà e basta il diritto, è perché sopra ci insisteva qualche diritto d'uso proprio del genere. Molti notai le dichiarazioni l'hanno sempre fatte così e potete farle benissimamente voi. Difatti l'Agenzia delle Entrate, in questi due fascicoli che stanno sul loro sito, che dovete scaricare e leggere perché sono molto interessanti, lo scrive proprio questa cosa. Vedete, si ricorda che il diritto di abitazione spettante per legge al coniuge superstite, indicato nel presente campo, viene riportato nella trascrizione del certificato di successione, volturata al pari degli altri diritti presenti nella sezione di evoluzione. Qui si parla di coltura al registro, non al catasto, perché al catasto voi andrete a inserire direttamente proprietà ai due figli e avete risolto il problema, non dovranno fare nemmeno la riunione d'usufrutto quando morirà poi il padre. Quindi la cosa avviene proprio per legge in maniera automatica. Attestazione di avvenuta presentazione. Allora, c'è stato più di un anno di tempo che si fanno queste dichiarazioni telematiche, ci sono stati dei problemi per chi le ha cominciate a fare, ci sono stati dei problemi per sbloccare dei conti correnti in banco alla posta, perché noi facciamo l'invio di questa telematica, prima invece andavamo all'ufficio, presentavamo la nostra copia, ce la timbravano, ce la davano e con quella andavamo a sbloccare tutto quello che c'era da sbloccare. Ora questa copia cartacea non esiste più, noi inviamo un file telematico. Si erano dimenticati di darci questa attestazione che contiene un codice al proprio interno che si chiama grifo, che è un codice che prende il direttore della posta o della banca dove lo andate a consegnare, si connette al sito dell'agenzia e vede quel documento è originale, davvero avete presentato la dichiarazione e vi sbloccano i conti correnti. Quindi se avete un'esigenza del genere, al momento dell'invio dovete barrare una casellina, poi ve lo farò vedere con il nostro programma, e chiedere un'attestazione di avvenuta presentazione, fatto diverso da quello che invece vi serve per fare semplicemente la coltura. La coltura funziona diversamente, non avete bisogno di questa attestazione. Agevolazioni eventi sismici e nesso di casualità è una cosa che non ci riguarda a noi. Questo è il modo per chiedere questa attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione. Si pagano 32 euro ogni volta che ne chiediamo, ma si pagava pure prima per il modello 240 o per la copia con fondo, quindi è cambiato. Qui possiamo scorrere e vediamo un po' che cosa succede con questa presentazione, questo invio telematico. Allora, ci sono due strade: il cittadino privato potrebbe iscriversi ai servizi online dell'agenzia, scaricare due software, redigere da solo la dichiarazione, fare anche la devoluzione dei beni. Poi dopo gli viene il lampo di genio, invece di inoltrarla anche telematicamente, dopo che ha fatto tutto questo, la stampa e la va a consegnare all'ufficio. È successo spesso questo e difatti gli uffici sono un po' intasati, ma a buon intenditor poche parole. Prima non eravamo tutti abilitati, quindi probabilmente è successo che alcuni tecnici non abilitati la facevano la dichiarazione ai propri clienti, la stampavano e gliela facevano andare a consegnare. Non si può andare più da tecnico a consegnare quella cartacea, perché quella cartacea deve essere sottoscritta al momento della presentazione dal cittadino comune davanti a un funzionario, quindi non vale più la delega con la copia del documento. Voi le potete solo inviare telematicamente e penso che ne dovrete fare sempre di più, perché è improbabile che un cittadino adesso riesca a fare una dichiarazione telematica da solo. Invece, se il dichiarante se la invia da solo telematicamente, poi la deve comunque stampare una copia cartacea e conservare per 5 o 10 anni. Gli intermediari abilitati, cioè voi, la redigete, la inviate telematicamente, inviate un file XML e poi vedremo come si fa, la dovete stampare, la copia cartacea la fate firmare al vostro cliente e la conservate per almeno 5 anni. Se invece l'ufficio territoriale che riceve questa copia cartacea conserverà lui i documenti per gli anni successivi, ma qui in questo caso è l'ufficio che la deve rendere telematica, perché la dichiarazione telematica può essere solo telematica, quindi qui è previsto che un funzionario si metta lì e imputa tutti i dati, allega gli allegati in un formato speciale e poi la fa diventare telematica. Quindi datevi da fare, perché la maggioranza le farete voi. Se la porto cartaceo all'ufficio continuo a pagare con l'F24, ma non è il nostro caso, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Noi con l'invio telematico pagheremo con un addebito in conto corrente. Quindi al momento dell'invio dobbiamo già inserire in una casellina l'IBAN del conto corrente, che potrebbe essere il vostro o quello del vostro cliente. Di solito conviene quello del cliente. E il codice fiscale dell'intestatario del cliente. L'agenzia, dopo che ha verificato la correttezza del file che avete inviato, farà il prelievo. La telematica prevede degli allegati, oggi anche l'albero genealogico è un allegato da fare a parte e inviare come allegato appunto con l'XML. Questi allegati devono avere un formato specifico, TIFF o PDF A1A. Noi abbiamo semplificato il problema, con il nostro programma potete inserire quello che volete, poi se l'avete lui a trasformarvi col PDF A1A. Se no, questa cosa per un cittadino che la consegna a mano la deve fare l'ufficio. Vedete, anche l'albero genealogico adesso è un allegato, non c'è più nel modello 2017, che dopo vi faccio vedere, la seconda pagina con l'albero genealogico. Lo dovete produrre a parte e allegare. Noi lo produciamo con SuccessOne, il nostro software in automatico. Termine per la presentazione: è sempre un anno dall'apertura della successione, l'anno di tempo, però per la telematica considerate 11 mesi. Perché?
Piccola pausa musicale. Considerate 11 mesi, perché? Facciamo direttamente, guardiamoci questa slide. Quando inviate la pratica, immediatamente ricevete una ricevuta, una prima ricevuta che non serve assolutamente a niente. Entro qualche giorno, a volte sono 3 giorni, a volte 15, a volte un mese, abbiamo verificato questo, riceverete la seconda ricevuta. Questa seconda ricevuta contiene una data, che è la data di presentazione. Da questa data partono i 30 giorni per le colture cadastrali, se le colture, come io vi consiglio, continuerete a farle da soli. Quindi dobbiamo aspettare questa seconda ricevuta, potrebbero passare 15 giorni, 3 giorni, un mese. Che succede? Se io mando una dichiarazione telematica a 11 mesi e 28 giorni, molto probabilmente vado in periodo di sanzione e more. Okay? Perché supera il termine? Perché la data di presentazione non è quella dell'invio, è quella in cui ricevo la seconda ricevuta. Visto che c'è questo lasso di tempo variabile, allora noi vi consigliamo di mandarle al massimo dopo 11 mesi, non fate passare molto tempo. Poi ci sono altre ricevute, scusate perché se no, se qualcuno deve chiedere qualcosa sono a disposizione. Allora, terza ricevuta, quarta ricevuta è proprio per il sistema di pagamento. La quinta ricevuta è quella dell'esito delle colture cadastrali, quindi nel momento in cui voi scegliete di far fare a loro le colture, loro davvero le fanno, vi mandano questa quinta ricevuta. Io in questo più di un anno di tempo non ho mai visto una quinta ricevuta. Vuol dire che le colture, perché poi se andiamo a ben guardare, lo vedremo tra qualche slide, far fare le colture a loro sarebbe pure più conveniente, ma se le fanno, e vi faccio vedere perché sarebbe più conveniente. Allora, per quanto riguarda la vecchia dichiarazione, se sbagliavamo qualche dato di un bene, un club, un intestatario, facevamo una dichiarazione integrativa, giusto? Una sostitutiva, una aggiuntiva, ci stavano molti modi per correre ai ripari. Con la telematica sono scomparse tutte queste, c'è solo la sostitutiva. Quindi io invio una pratica, ho sbagliato un sub, la devo rinoltrare tutta quanta, di sana pianta. I pagamenti? E i pagamenti funzionano in questo modo: se ci sono delle formalità ipocatastali, cioè ho sbagliato il dato di un'erede o di un sub, devo pagare almeno i minimi. I minimi per una telematica sono 520 euro, ok? Ma pure prima, con l'integrativa, pagavo se avevo sbagliato dei dati ipocatastali. Invece qui la differenza qual è? Se ho sbagliato, invece mi sono dimenticato di un allegato, ho sbagliato il numero di un conto corrente, devo comunque inoltrare una sostitutiva, quindi la inoltro di nuovo, però non pago niente. La differenza è se ci sono formalità ipocatastali dove mettere mano oppure no. Ok? Ci potrebbe essere una propria prima dichiarazione, una propria seconda dichiarazione, così via, tanto adesso affluisce tutto ad un flusso telematico, ad un codice fiscale, e quindi possiamo presentare più dichiarazioni. Prima che cosa succedeva? Litigavano degli eredi, ognuno presentava la sua prima dichiarazione, non si capiva la situazione com'era effettivamente. Oggi possiamo inviare quanti ne vogliamo, tutte vanno a finire in un codice fiscale e quindi la situazione è sempre chiara. Anzi, più ne inviate e per loro meglio è, perché il minimo sono 520 euro. Quando consegnavamo una dichiarazione modello 4 e avevamo dei buoni postali che non si inseriscono in dichiarazione, noi li facevamo mettere lo stesso, non ne tenevamo conto come imponibile, perché poi andavamo alla posta
e non ci facevano storie, ce li davano subito. Ora quella copia da portare alla posta non ce l'abbiamo più. In questo caso non conviene nemmeno più mettere questi buoni postali nella dichiarazione, perché non compariranno da nessuna parte. Se abbiamo da sbloccare un conto corrente o qualche buono postale, queste cose qui, alla posta, dobbiamo chiedere un'attestazione di avvenuta presentazione, vecchio modello 240 o copia conforme, e questa è quella che costa 32 euro. Ma non vi serve questa per fare la voltura. Per la voltura aspettiamo giusto la seconda ricevuta, che è gratuita, e con quella facciamo la voltura. Ok? È chiaro? Possiamo procedere. Il valore degli immobili. Sul modello 2017 c'è scritto che vanno riportati i valori di mercato, valore venale. Ma non è così, possiamo sempre fare il calcolo con la valutazione automatica. Quando parliamo di quote nella dichiarazione di successione o nella successione, per meglio dire, le quote sono sempre quelle astratte legittime. Qui non ci riferiamo all'effettivo bene devoluto. Quindi noi, se inseriamo un appartamento di cui viene devoluto un mezzo, in dichiarazione di successione compariranno sempre le quote legittime. In questo scenario, coniuge e più di un figlio, un terzo, un terzo e un terzo. Dove questo un terzo, un terzo e un terzo diventano un sesto, un sesto e un sesto, e poi nella voltura, ok? Ma nella dichiarazione ci fermiamo alle quote legittime, perché non sappiamo sopra se ci sono debiti, se c'è un mezzo, se c'è un terzo di quello che è andato in devoluzione. Quindi le quote si esprimono così. I codici delle successioni, come si compongono, ad esempio la proprietà, che è composta da diritti d'uso e diritti di disposizione, può essere suddiviso per darlo agli eredi, ad esempio eredi testamentari, perché nella successione legittima avremo sempre, se va in successione il diritto piena proprietà o proprietà, quelli che ricevono proprietà ricevono. Abbiamo bisogno di una testamentaria per scindere quel diritto in usufrutto e in una proprietà o qualcos'altro. Scusami, ma perché se la quote è un mezzo io devo scrivere un terzo e un terzo? Cioè, perché ci riferiamo poi, quando faccio la cultura non si capisce più. Quelle quote là sono le quote legittime, cioè muore un decurs, rimane la moglie e due figli. Le quote legittime quali sono? Un terzo, ok? Poi nel bene specifico compariranno queste quote nella dichiarazione, nella voltura si fa l'effettivo frazionamento. Ok, ma poi chi vediamo all'agenzia del territorio, perdonate. Non ho capito. Ma da chi corsa all'agenzia del territorio? Vado anche. Se corsi all'agenzia del territorio, ai dipendenti che acquisiscono le colture, le fate i corsi. Quello non compete a noi, però. Ma non è un problema questo, perché poi vi faccio vedere, nella coltura ce la fa il programma in automatico come compaiono giustamente, correttamente le cifre. Allora, questi sono i vari diritti sia nella successione che nel catasto. Vediamoci un po' le imposte da autoliquidare. Allora, le imposte da autoliquidare sono sempre ipotecare e catastale. Come vedete ci sono tanti periodi da ricordarsi. L'aliquota è cambiata spesso, così pure l'imposta minima. E vi ricordo, se vi capita una successione, ad esempio dell'81, l'aliquota da applicare è dell'1,6%, l'imposta minimo 10,33 euro, le vecchie 20.000 lire. Anche se la facciamo oggi la dichiarazione, questi sono gli importi che devono pagare i nostri contribuenti. Così funziona il calcolo dell'imposta ipotecaria. Si fa solo sui beni immobili. E qui veniamo al discorso voltura automatica, voltura non automatica. Allora, la tassa ipotecaria è 35 euro, 55 euro la voltura per numero circoscrizioni. Che cosa significa numero circoscrizioni? Noi oggi, se presentiamo la voltura
per 3 immobili, 2 stanno in un comune, cadastro fabbricati, cadastro terreno, uno in un altro comune, paghiamo 3 formalità, 71 euro per 3, 213 euro. Loro invece la calcolano per numero di circoscrizioni. Se questi 3 immobili stanno tutti nella stessa circoscrizione, pagheremo solo 55 euro invece di 213. Ma se ne facessero queste volture, ma secondo me hanno sbagliato a fare i conti e non le stanno facendo apposta, prima o poi cambierà qualcosa. Ci sono dichiarazioni di successione presentate a febbraio 2017, le volture ancora non sono state fatte, la gente se le è rifatta da sola e ha pagato. Quindi per il momento facciamo le dichiarazioni telematiche, pure perché dal 1 gennaio siamo obbligati a farle per determinate condizioni, ma queste volture lasciamolo stare per un momento, ce ne occupiamo ancora noi personalmente. L'imposta di bollo è rimasto 64 euro per la cartacea, per il modello 4, l'imposta telematica è 85 euro. Finalmente sono stati unificati, visto che è scomparso l'ufficio di presentazione, noi inviamo sempre alla centrale, non c'è più l'ufficio di presentazione a Avellino, Benevento, Napoli, Como e Milano. Allora cosa hanno fatto? Hanno unificato i tributi speciali. Adesso sono questi, li calcolano il programma in automatico, sono uguali dappertutto. Finisce quella telefonata che dovevamo fare sempre, consegnare a Como. La prima cosa si chiamava che tributi speciali abilitati. Sembrava un po' il mercato. Adesso sono questi e sono uguali per tutti i dati. L'imposta di successione, anche qui ci sono vari periodi, prima si calcolava con gli scaglioni, poi con quote proporzionali dal 1 luglio del 2000, vi ricordate come si calcola, anche se questa continua a calcolarla l'ufficio, vi ricordate sicuramente come si calcola. Allora, se abbiamo un erede che è il coniuge superstite, che riceve 2 milioni di euro, su quanto paga l'imposta di successione? 1, quindi 4% su 1 sono 40.000, non sono 44.000, perché prima dobbiamo togliere 1 milione di franchigie, però poi su quello che rimane dobbiamo aggiungere il 10% di presunzione e su quello applicare il 4%, ma questa è un'imposta che continua a pagare, a calcolare l'ufficio. Qui c'era un esempio, però l'abbiamo già avuto. L'avvedimento penoso possiamo scorrerlo, calcola il programma in automatico, ci vediamo un po' le agevolazioni e poi abbiamo finito. Ora non so se volete fare una piccola pausa, sì, o sì, possiamo... Sì, sì. 10 minuti però, non si più. 10 minuti. L'abbiamo messa all'interno del software, quindi se io qui faccio generatore standard, non a condensazione, potenza 24 kW, tutto il resto dei parametri, il software me li precalcola. Quindi se ho un valore diverso sulla scheda tecnica, vado qui e glielo scrivo a mano. Altrimenti se non ce l'ho proprio questo valore, gli devo lasciare il valore che mi ha calcolato. Ok? Vediamo giusto il titolo informativo, il discorso degli split. Ok, prima dell'invio. Come intermediari abilitati. Completiamo il discorso con le agevolazioni fiscali, sono rimaste tutte quante, da questa data è stata soppressa soltanto quelli dei terreni agricoli o montani, poi sono tutte quante come prima, possiamo usufruire di questa agevolazione. Quella più importante, la più sfruttata, è l'agevolazione prima casa. Anche qui dobbiamo chiarire un paio di cose. Molti confondono agevolazione prima casa e abitazione principale, pensando che siano la stessa cosa. Non è affatto così. L'abitazione principale, dove risiediamo, dove non paghiamo l'IMU, è l'appartamento in cui viviamo. Quella è l'abitazione principale.
Agevolazione prima casa è un'agevolazione che riguarda solo l'acquisto, è un'agevolazione una tantum di questa nostra prima casa, ma si chiama prima casa non perché questa deve diventare l'abitazione principale. Si chiama prima casa perché è la prima casa che acquisto beneficiando dell'agevolazione. Difatti potrei avere fuori abitivo 150 immobili, il 151esimo decido di acquistarlo e sfruttare l'agevolazione prima casa, se non l'ho mai fatto in precedenza. Ecco perché di agevolazione prima casa, il nome è un po' fuorviante, ma riguarda la fase di acquisto che può avvenire anche per successione. Quindi con una dichiarazione di successione agevoliamo, ci beneficiamo di questo, di questa agevolazione su di una immobile. Difatti il requisito della residenza, la legge ve lo chiede nel comune, non in quella casa, proprio a dimostrazione del fatto che non necessariamente la prima casa deve essere anche l'abitazione principale. Questa è una cosa importante perché molti dicono: ma come, io ho acquistato col beneficio prima casa un appartamento, mi ci fanno pagare pure l'IMU sopra. Sì, se quello non è la nostra abitazione principale, l'IMU glielo dobbiamo pagare. Per quello che riguarda la dichiarazione di successione per l'agevolazione prima casa, abbiamo già visto un paio di cose interessanti, quelle del coniuge. Oppure la regola che io posso avere in una dichiarazione tre appartamenti, vanno in successione, ho tre eredi, ognuno potrebbe scegliere su uno di essi il beneficio. Pagheremo in quel caso tre volte 400 euro di imposta. Possiamo avere una successione con 10 eredi, un immobile vale in successione, uno dei 10 sceglie l'agevolazione, vale per tutti, quell'immobile paga soltanto 400 euro di imposta. Poi abbiamo visto la situazione specifica del coniuge superstite già prima e sappiamo adesso come comportarsi. L'agevolazione prima casa funziona in questo modo. Vi faccio una domanda: se io ho già un appartamento ad Avellino, non acquistato con i benefici prima casa, ne posso acquistare un altro e chiedere l'agevolazione? Sì, sì. Siete sicuri? No, è lo stesso comune, non devo avere immobili in come titolare esclusivo o in comunione con me. Ok, questa è la regola della agenzia. Sergio, non è così perché. No, no, diverso è se io acquisto un immobile agevolazione prima casa da Avellino, poi ne acquisto un altro, posso beneficiare di nuovo dell'agevolazione prima casa, ma lo vendo. Però per un anno devo vendere, no, non devo pagare nulla io perché pago chi acquista per IVA. Quindi è così Brunetto. Invece dal luglio 2018 è cambiato qualcosa. Questa è una notizia proprio fresca. Qui possiamo sorpolare, tanto queste cose ci saranno. Che cosa è successo? Ci date queste cose, queste slide? Allora vi ripeto. Nel materiale che avete ricevuto, ok? Questo qui, voi vi siete registrati per i crediti al collegio, hanno raccolto loro le firme oggi. Ci avete una scheda, questa scheda qui. La compilate e me la lasciate a me, firmate ingresso e uscita e le caselline per la privacy, se no non vi possiamo registrare. Poi a partire da domani o da stasera, chi non si è registrato all'evento sul nostro sito o non si è mai registrato sul nostro sito, lo deve fare nell'arco tra domani e fra 10 giorni. Perché se vi registrate sul nostro sito anche a questo evento, questo particolare seminario di oggi, ma tutti gli altri a cui avete partecipato, vi ritrovate nella sezione I miei eventi. Quando vi registrate sul nostro sito, vi viene dedicata una sezione personale che si chiama I miei eventi. Lì dentro troverete tutti gli eventi a cui avete partecipato e noi sappiamo che oggi stavate qua perché mi lasciate questa e quindi noi vi inseriamo.
e lì potete scaricare tutti gli attestati di quegli eventi e l'attestato di partecipazione e il materiale didattico. È chiaro? Perfetto. Allora, la Corte di Cassazione cosa ha detto a luglio 2018? Ha detto che un signore che era proprietario già di un immobile non acquistato con i requisiti di prima casa, ne ha comprato un altro, ha deciso di beneficiare dell'agevolazione. Gliela ha fatta pure il giudice perché è riuscito a dimostrare che di questo immobile non ne poteva usufruire effettivamente, in quanto locato con un regolare contratto di locazione. Ok, è riuscito a dimostrare questo, il giudice lo ha fatto accedere ai benefici di prima casa, anche essendo già un intestatario di un immobile nello stesso comune. Però questa è una sentenza della Cassazione del luglio 2018, probabilmente a gennaio 2019 ce ne sarà un'altra che dice il contrario. Quindi per il momento è così. Ma fino a questa data, se io avevo già un immobile nel comune, non ne potevo acquistare un altro con i benefici prima. Ci sono requisiti oggettivi e soggettivi. Quelli oggettivi sono che l'immobile deve essere diverso dalla categoria 1 a 8 a 9, e per quello che riguarda le pertinenze, per ogni prima casa possiamo prendere tre pertinenze: un C2, un deposito, un C6 in garage e un C7 pure. Possiamo avere tre di queste pertinenze per ogni immobile di prima casa, ok? Montura cadastrale ce la vediamo direttamente come si fa, quindi io chiudo le slide e faccio partire il nostro programma per fare queste benedette dichiarazioni telematiche e no. Allora, questo qui che si sta avviando è il nostro programma per questo tipo di procedure. Cosa potete fare con questo programma? Dichiarazioni vecchia maniera, modello 4, a partire dal 1949, è l'unico software in Italia che è finito a questo. Tutti gli altri partono dal 75 o dal 2006. Qui, se vi capita una successione vecchia in cui il coniuge superstite riceveva l'usufrutto, il programma vi fa anche quelle cose. Se dobbiamo fare una dichiarazione modificativa o integrativa, possiamo partire già con i dati di una precedentemente fatta, cambiamo quello che c'è da cambiare e ne facciamo una nuova. Oppure dichiarazione 2017, la nuova telematica, le facciamo con lo stesso programma, con gli stessi, con le stesse funzioni, quindi non dovete imparare niente di nuovo. Io nell'esempio di oggi parto già con una in parte redatta, in parte la completiamo insieme e poi simuliamo anche l'invio. Il programma parte così. Questa è la toolbar principale, scorriamo i primi tre bottoni, abbiamo già dato tutte le informazioni del caso, già abbiamo completato la nostra pratica. Vediamo un po' più in dettaglio cosa dobbiamo fare qui. Allora, innanzitutto, come vedete, la prima cosa che salta all'occhio, l'ufficio di presentazione non esiste più, ok? Quindi abbiamo risolto tutti i problemi, tributi speciali e quant'altro, sono univoci in tutta Italia e ce li calcola il problema. Tipo di dichiarazione, per legge e per testamento. Qui ci siamo complicati un po' con la vita per mostrarvi come il programma gestisce anche quelle successioni miste, dove il decurso per una parte dei beni è stabilito con un testamento, un'altra parte non ha detto niente, quelli continuano a seguire la legittima. Quindi noi insieme possiamo gestire i due modi di, le due modalità della successione, legittima e testamentaria. Legge estera, eventi eccezionali, sono altre due eventualità che si possono verificare. Prima dichiarazione o una dichiarazione sostitutiva. Dati del defunto, il debuius, i dati generici anagrafici, calcolo del codice fiscale ve lo fate col programma in maniera molto veloce e corretta, e poi data del decesso. Questa data qui è il dato più importante che dovete inserire, perché in base a questa data il programma vi fa tutti i calcoli, si ritrova i minimi di imposte, le aliquote del
del periodo e quant'altro, quindi lavorate per me. Data presentazione della dichiarazione, questa data quando voi state redigendo le vostre pratiche non la conoscete ancora, abbiamo visto che ci arriverà poi con la seconda ricevuta, okay? Quindi che cosa facciamo? Qui mettiamo la data di redazione, poi avremo la data della seconda ricevuta, ma quella ci servirà per fare la montura. Tra questa data e questa può passare del tempo, se si va in ravvedimento operoso il programma ce lo dice e ci fa anche il calcolo del ravvedimento. I dati del testamento li abbiamo inseriti perché questa è anche una successione testamentale, quindi li dobbiamo inserire. Il dichiarante ne scegliamo uno tra questo elenco, sono gli stessi di prima, in più è stata aggiunta la voce trusty per i trust. Adesso si può fare una successione anche con questa tecnologia. Per il resto sono rimaste le categorie che c'erano tra cui scegliere. Ecco qui, siamo venuti al nodo principale. I casi particolari. Se barriamo questa casellina qui, dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti colture catastali, loro l'ufficio non provvederanno a fare le colture, non provvederanno comunque. Però se noi barriamo questa casella ce ne occupiamo noi della coltura. Invece richiesta attestazione di avvenuta presentazione, vi ricordo, questa attestazione non ci serve per la coltura catastale ma per sbloccare dei conti correnti, se ti serve la chiedete, una costa 32 euro. Impegno alla presentazione telematica, mi raccomando, state attenti, qui è delicata la faccenda. Allora, tipo di soggetto che effettua l'invio è l'intermediario, siete voi. Coordinate bancarie, IBAN e conto, codice fiscale dell'intestatario del conto, potete mettere il vostro conto, quindi non c'è bisogno di fare il famoso castelletto, qui necessariamente devono trovare i soldi quando faranno l'addebito, o quello del cliente, basta che sia un conto corrente presso un intermediario finanziario riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, ma la maggioranza delle banche, la Posta, già lo sono. Io vi consiglio sempre di mettere quello del cliente, poi decidete. Impegno a presentare, scusatemi un attimo se no non sente niente nessuno, abbiamo finito tra 10 minuti, torniamo tutti a casa. Allora, impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, ok? Qua potete scegliere tra la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario o è stata predisposta da chi effettua l'invio. Che cosa scegliamo noi? Dal dichiarante, bravo. Come facevamo prima col modello 4, noi siamo responsabili per l'invio, ma il fatto che facciamo l'invio non vuol dire che abbiamo redatto anche la dichiarazione. La dichiarazione continua a farla il dichiarante, non ci prendiamo delle responsabilità che non ci competono. È come quando andiamo dal commercialista, il commercialista vi fa l'invio della dichiarazione dei redditi che dice che l'avete redatta voi, o mi prende in giro a me, ma penso che con tutti quanti fa così. Quindi codice fiscale dell'intermediario e data dell'impegno all'invio del dato. Abbiamo già completato i dati generali, eredi e legatari. Prego. Scusa, prima di tutto il fatto della coltura non serve la copia della coltura. È all'ufficio del territorio. Dopo la seconda ricevuta. Con la seconda ricevuta andate al catasto e fate tutte le vostre coltura. Allora, qui dobbiamo ricostruire un po' i rami di parentela. Abbiamo tre rami legittimi, ascendenti, coniugi e collaterali e discendenti. Qui inseriamo gli eredi legittimi. Abbiamo il ramo legatario perché abbiamo scelto che questa dichiarazione era anche testamentaria e qui inseriamo quelli che ricevono per testamento. È evidente che sui rami legittimi il programma automaticamente, man mano che voi inserite questi soggetti, provvede a fare le quote. Se l'avete il programma noi non ci possiamo mettere mano, ok? Le fa lui in automatico.
e ha anche il pregio di ridurle tutte allo stesso denominatore, quindi non vedrete mai quelle quote un 157esimo, un ottavo e un 37esimo, e non si capisce ognuno che cosa c'ha. Qui vengono riportate tutte al denominatore comune. Facciamo un esempio. Per inserire un altro soggetto, semplicemente tasto destro nuovo, ho inserito un altro figlio, le quote già le ha fatte il programma, tutte ridotte a dodicesimi in questo caso. Qui c'è anche una figlia rinunciataria, due nipoti venuti per rappresentazione, ok? Quindi anche il diritto di rappresentazione lo gestisce il programma. Per questo nuovo rese diamo semplicemente un nome e una data di nascita e calcoliamo il codice fiscale, abbiamo inserito anche questo. Quindi abbiamo questi eredi che si dividono queste due. Questi soggetti qui, che di solito sono gli stessi della legittima, per inserirli ho tasto destro qui sopra oppure vado su figlio, duplica i legatari. Se sono gli stessi che partecipano come eredi legittimi e legatari, semplicemente lo duplichiamo e risolviamo un altro problema. L'albero genealogico, grafico o testuale, lo possiamo scegliere qui, ce lo fa il programma, lo stampiamo in qualsiasi formato, vi ricordo, dovremmo fare dei PDF A1A o dei TIFF, ma voi potete continuare a gestire liberamente tutti i formati, poi sarà il programma a trasformarveli al momento dell'invio delle cose. Quindi lo stampiamo e l'alleghiamo. Vediamo invece in questa particolare successione l'albero, l'asse ereditario come è composto. Allora, abbiamo inserito un terreno e qui abbiamo l'elenco, vedete adesso funziona così, questa è la devoluzione contestuale, bene per bene dobbiamo dire chi sono gli eredi, che quota hanno ricevuto, il tipo di diritto e il valore della quota. Lo dobbiamo fare bene, per questo motivo vi dicevo è strano che poi la stessa agenzia delle entrate che gestisce anche quello del territorio e del catasto, quindi poi le volture non le sta facendo, qui sarebbe già pronto il discorso. Questo quindi va per legittima, ok. Vi faccio notare una cosa, stiamo trattando un terreno, quindi questi eredi probabilmente tutti o ognuno di questi potrebbe avere qualche diritto a qualche agevolazione particolare, magari in agricoltura. Tutti gli altri programmi funzionano in questo modo, c'è un'agevolazione, la diamo sul bene. Se però io ho tre eredi per un terreno, uno solo è imprenditore agricolo, come faccio a dare solo a lui quel beneficio? Perché se lo do al bene l'ho dato a tutti, dopo tre giorni mi arriva la rettifica dell'agenzia, oppure non lo devo dare a nessuno. Invece con successuale possiamo andare sulla singola quota e lì scegliere l'agevolazione solo per quel soggetto, quindi l'agevolazione la diamo al soggetto, non al bene, ok? In maniera molto semplice. Abbiamo anche un fabbricato, questo fabbricato, vedete, di questo fabbricato viene devoluto un mezzo, poi ricordatevi quando faremo la coltura vi faccio vedere come funziona. Questo mezzo è stato dato di proprietà. La proprietà si compone di diritti di uso e di disposizione, quindi è stato dato l'usufrutto al coniuge, la nuda proprietà ai due figli. Come mai qui non è intervenuto il programma? Il programma di default ci propone quella legittima. Poi noi per i beni testamentari che cosa possiamo fare? Cliccare su personalizza modifica quote, per ogni bene diciamo noi chi sono gli eredi, che cosa hanno ricevuto e che valore di quote c'è. Quindi riusciamo a riprodurre tutte le disposizioni testamentari che ci possono capitare. Per inserire un bene, tasto destro nuovo, o ancora più semplicemente possiamo dire importa dati da modulo PDF. Che cosa sono questi moduli PDF? Semplicemente delle volture. Andiamo a vedere delle misure, pardon. Andiamo qui dentro, misure cadastrali, apriamo questa per soggetto. L'apriamo prima con Adobe per farvi vedere di cosa si tratta
è un comune della Valle d'Aosta con una serie di beni e di intestatari, vedete? Allora io dico col programma, aprimi questa misura e vediamo cosa ci tira fuori. Tutti i dati che ci servono per inserirli nella nostra dichiarazione, li possiamo selezionare tutti, oppure mi prendo solo uno o scelgo tra quelli che mi servono. Questo qui c'è anche una rendita di 525,40. Confermo, mi chiedo di importare un bene, questo bene compare sull'albero. Ok, adesso cosa abbiamo? Abbiamo tutti i dati di questo bene, così evitiamo anche errori e successive dichiarazioni sostitutive che ci costerebbero anche 520 euro a volta. Allora, qui abbiamo i dati di questo immobile. L'elenco, vedete, l'elenco degli eredi compare di default già con le quote assegnate. Il valore della quota è zero perché non abbiamo dato ancora valore a questo bene. Basta cliccare sulla calcolatrice, abbiamo il valore automatico del bene o proprietà o un altro tipo di diritto e la ripartizione delle quote. Quindi se la vede il programma, non ci dobbiamo preoccupare più di tanto. Noi a questo punto la dichiarazione l'abbiamo già fatta, potremmo già stamparla, però vi faccio vedere anche altre cose. Documentazione allegata. Allora, qui inserite tutti gli allegati, vi ricordo, qualsiasi formato, non vi preoccupate, PDFA, TIFF, se l'avete il programma. Allora, abbiamo un testamento che è questo, abbiamo una dichiarazione sostitutiva che è addirittura un file Word RTF, il programma ce li stampa, ce li produce automaticamente questi documenti, in questo Word Processor integrato. Quindi abbiamo due software all'interno del programma, abbiamo quello che ci fa l'albero genealogico e abbiamo anche questo che ci fa i documenti da applicare. Questi qui, ad esempio questa dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, non serve più farla perché, come anche ad esempio una dichiarazione prima casa per quello che riguarda il dichiarante, perché se è il dichiarante a rendere molte dichiarazioni ci sono degli spazi apposti integrati già nel nuovo modello e ve li faccio vedere tra poco. Tutte le altre cose ce le possiamo produrre col programma, dichiarazioni sostitutive che ci potrebbero servire, poi scriviamo eventualmente delle cose che vogliamo scrivere, queste qui che prevedono la firma del dichiarante noi le dobbiamo prima stampare, ce le facciamo col programma, le stampiamo, ce le facciamo firmare e le prendiamo col nostro scanner. Ora il nostro scanner per cosa ci dà, un PNG, un GIF, un JPEG, prendete tutto senza preoccuparvi, venite qui, dichiarazioni sostitutive, la prima volta ve la stampate, la seconda volta allega file, prendete quel file e lo mettete qui dentro. Allegato albero genealogico, l'abbiamo stampato il prodotto col programma, carta d'identità le dovete prendere con lo scanner e acquisire in qualsiasi formato. Ok, e li mettete. Abbiamo finito anche per la parte di documentazione allegata. Altri quadri. Scusa, anche il testamento si scansiona, Sì, come immagine, qualsiasi formato e lo allegate. Poi se l'avete il programma, trasformarlo in PDF a uno. Questi sono altri quadri aggiuntivi. Il quadro è praticamente come se fosse il vecchio prospetto di autoliquidazione, qui ci stanno un po' tutte le informazioni, ci sono queste due casette, i posti ipotecari già versati, i posti catastali già versati, in caso di una sostitutiva avete già pagato delle cifre in precedenza, venite qui e le defalcate, sempre senza scendere mai al di sotto dei minimi, i 200 e i 200 li dobbiamo pagare sempre. Se avete da recuperare di più chiedete il rimborso per quella cifra rimane. Sezione 1 del quadro H è proprio la parte dove il dichiarante rende le dichiarazioni direttamente nel modello, quindi vedete qui ci sta l'elenco degli eredi, prima facevamo una dichiarazione a parte, questa il programma ce la riporta direttamente nel modello, così come c'è quel testamento, i dati di registrazione vengono riportati nel modello. Poi c'è la parte di dichiarazione di rinuncia di un erede
viene riportato sempre qui dentro. Questa invece è la parte della dichiarazione prima casa, se è lo stesso dichiarante che sceglie anche il beneficio in prima casa, non dobbiamo fare la dichiarazione a parte e allegarla, la rende direttamente nel modello. Ovviamente se avete una dichiarazione di successione dove sono due soggetti a chiedere il beneficio in prima casa, uno è il dichiarante, la fate qui, automaticamente se l'avete il programma, per l'altro dovete fare la procedura di stampare, fargliela firmare quella dichiarazione e allegare come allegato esterno alla report e opzioni di calcolo non è un modello ufficiale, ma è un report che stampiamo noi, dove potete conoscere per erede anche vita, morte e miracoli di questa dichiarazione. Vi sedete con il vostro cliente, tu hai ricevuto questo, devi pagare su questo, devi pagare tot, anche l'eventuale ravvedimento per uso viene ripartito tra di noi. Controllo formale della pratica: in qualsiasi momento mentre lavorate ci cliccate sopra, vi dice se c'è qualcosa che non va, compaiono dei warning, doppio clic sopra e andate a correggere, a sistemare qualcosa che si deve sistemare. Abbiamo finito, stampe ufficiali, dichiarazione di successione, così ci vediamo anche questo nuovo modello 2017 che sembra quasi una dichiarazione dei redditi. Tutto è prodotto in questi PDF editabili, però francamente vi devo dire a che serve modificare qualcosa qui quando poi quello che inviamo è un file telematico, quindi lascio il tempo che trovo. Però ci dicevano sempre, ma è editabile, editabile, però non so a cosa serve. Questo è il nuovo modello e vi voglio mostrare almeno la parte degli immobili per farvi vedere adesso come funziona. Allora, questo è il terreno a Salerno. Quello che segue è tutto codificato adesso, sono l'elenco degli eredi, ma qui non vediamo il nome e cognome dell'erede, e questo capita anche col programma dell'agenzia se uno vuole usare quello, non vediamo Bianchi, Agnese, coniuge, superstite, qui vediamo 02 1002, ma non sappiamo con chi stiamo avendo a che fare. Anche il codice diritto: 1 è proprietà, 8 è usufrutto, 2 è nuda proprietà. Quindi questi codici se li avete il programma. Ogni quadro di ogni bene ci sono 3 righe. Completate queste righe, bisognerebbe barrare una casellina, ma pure in questo caso se l'avete già il programma, e aggiungere gli altri nel quadro successivo. Così bene per bene dobbiamo fare questo lavoro. Poi c'è la parte di questo prospetto, come se fosse il prospetto di liquidazione, la parte dove il dichiarante rende le proprie dichiarazioni e così via. Ci sono 15 pagine. Ecco, così ce ne siamo guardati tutte quante. Questa è la dichiarazione, agevolazione prima casa del coniuge superstite, del dichiarante. Se qualcuno vuole continuare a stamparle e farle andare a consegnare al proprio cliente, all'ufficio, ma a questo punto il gioco non vale la candela, abbiamo anche la possibilità di stampare l'F24, perché in quel caso non c'è più l'addebito sul conto corrente, ma c'è il pagamento a vecchia maniera con l'F24. Ci sono più di 6 tributi, se ne saranno stampati 2 di F24. Abbiamo questo con i primi 6 tributi, le 3 copie, e poi ci sta quello lì solo con. Però io eviterei questa strada. A volte qualcuno mi ha detto: ma io ho un cliente, non c'ha il conto corrente, come devo fare? Gliela stampi e gliela fai consegnare, magari l'accompagniamo pure sotto all'ufficio, ma devi andare lui a consegnare. Oppure pagate col vostro conto corrente, sono adesso simuliamo, abbiamo fatto il nostro lavoro, facciamo il file telematico che ci serve da inviare definitivamente. Allora basta cliccare su esporta dichiarazione telematica, compare questo nome, mettiamolo sul desktop, compare questo nome, questo non lo potete cambiare, il nome del file è il codice fiscale
del Deculius con succedretici aggiunto alla figlia. Salviamo. Chiedo scusa, salva. Anche gli allegati, ecco, proprio quello sta facendo, vedete? Perché è un file unico, perché sì, noi lo dobbiamo ridimare, va tutto nell'XML previa trasformazione in PDF a un'UAM, se la vedete. Questo file che noi otteniamo è un file singolo e lo troviamo dove l'abbiamo salvato. Ok, questo file prima c'ha un'estensione .such, poi dopo averlo controllato passa in CLG, mi pare, una cosa del genere, finché poi non lo firmiamo digitalmente, lo autentichiamo lo stesso file, diventerà un XML che è il file definitivo da inviare. Ok, ora questo file noi l'abbiamo prodotto col programma, dobbiamo vedere come inviarlo all'agenzia del contratto. Ok, apriamo questa applicazione, scusate, non si capisce niente. Allora, desktop telematico che dovete installare sul vostro computer. Scusate, avete qualcosa da chiedere, io sono a disposizione, però non parliamo tra di noi perché sennò gli altri... Come facciamo per scaricarlo? Allora, per scaricarlo si va sul sito dell'agenzia, desktop telematico, è un'applicazione gratuita e si scarica. Allora, è un attimo solo. Allora, dopo che l'avete installato, vi dovete abilitare come intermediari ad Entratel. Questo sistema va Entratel, cioè questo è lo stesso sistema che usano i commercialisti. Ok? Se qualcuno di voi è già iscritto ai servizi dell'agenzia, ai servizi online dell'agenzia, voi utilizzate adesso come privati cittadini file internet. Poi li vedremo queste applicazioni. Qui vi dovete registrare a Entratel e dovete creare un ambiente di sicurezza per la firma digitale, perché la dichiarazione effettiva la firma il dichiarante, ok? Però voi la dovete firmare digitalmente solo per l'invio. E vediamo pure come si fa. Allora, qui bisogna accedere dopo avervi chiesto la password. Si accede a questo sistema potreste usarlo anche per registrare i contratti di locazione. Ok? Allora, applicazioni, qui si divide la strada. Allora, il tecnico abilitato, che siete voi, Entratel, il cittadino sceglierebbe file internet. Quindi voi entrate in Entratel, qui dovete creare questo ambiente di sicurezza che vi dà anche tutte queste cartelle già predisposte. Qui avete gli esiti controllati, quelli da inviare, i filmati digitalmente e quant'altro, fino alla cartella ricevute. È in questa cartella che riceverete la prima ricevuta, la seconda ricevuta, che poi vi serve per andare a fare le modifiche. Come si controlla un file? L'operazione è banale. Il file ce l'abbiamo già perché ce lo dà il nostro programma. Controlla. Vado ad aprirlo, l'abbiamo messo sul desktop, questo qui, apri, solo controllo o controlla e creazione del file contenente solo documenti conformi. Ok, quindi voi sceglierete la seconda opzione, io faccio solo controllo perché tanto dobbiamo solo far vedere come si fa il controllo. Controlla file, ok, ci fa un primo controllo formale. Se fuori viene questa diagnosi, cioè è stato elaborato un documento senza segnalazioni, un documento vuol dire che il documento è corretto, ok? Chiudo qui, lo selezioniamo con autentica, qui dentro, qui abbiamo fatto autentica, lo selezioniamo, lo firmiamo, lo troveremo da inviare e lo inviate definitivamente. Per fare questo dovete in questo sistema creare il cosiddetto ambiente di sicurezza. Scusami, autentica e poi lo firmiamo digitalmente? Sì, è l'autentica e la firma digitale. Ok, poi siete a posto, lo potete inviare. Questa procedura, che la potete fare solo voi intermediari abilitati,
su YouTube c'è un video che vi spiega passo passo come creare l'ambiente di sicurezza su desktop. È un video e vi fa capire tutto. Chiedo scusa, la firma digitale avviene in questo momento, non precedentemente quando si crea il file dal programma? No, no. Qui, nel sistema. In questo momento, quindi sì. Dobbiamo inserire, ci chiederà la chiave in questo momento. Per sì, la quando facciamo l'autentica. Perfetto. Ok, come abbiamo fatto anche con Sister, penso che già fate queste cose. Okay. Qui però dovete ripetere quella procedura di registrazione, perché pure qui è prevista una parte di codice prima, dopo, quindi un po' di tempo a questa cosa la dovete dedicare. Ora noi per completare il discorso, anzi dopo facciamo anche un breve accenno alla fatturazione elettronica se siete d'accordo, perché noi siamo pronti per questo. Che cosa facciamo? Una volta inviato questo file abbiamo detto che le volture ce le dobbiamo fare da noi. Come si fa a fare le volture? Andiamo qui in compilazione volture, prepara domanda dalla successione. Prendiamo solo la prima, confermo, andiamo qui e troviamo da inserire numero e volume. Dove li prendiamo numero e volume? Sulla seconda. Ok, andiamo a vedere un po' queste note. Qui sotto vedete ci sono i modelli cartacei, quelle cose vecchie da mettere a posto, vi potete fare anche la voltura vecchia maniera. Ve la fa il programma in automatico. Comunque questa qui, nota 1, è tutto a posto. Ok, nota 2, quella lì di cui abbiamo devoluto un mezzo, il programma vi sta chiedendo, qui hai devoluto un mezzo di questo bene, l'altro mezzo chi ce l'ha? Allora possiamo fare tre cose. 1, andare su una quota, questa è la quota che viene dalla successione, quota posseduta, ogni erede c'ha altri due campi dove posso inserire magari il codice ci aveva l'altro pezzo di questo bene e completiamo la partita, oppure aggiungiamo gli altri intestatari che non appartengono a questa dichiarazione di successione ma vanno in voltura, o terza strada, in sostituzione di mi occupo della mia quota e stiamo a posto. Questa domanda di voltura l'abbiamo già fatta, esporta domanda su FileDAT sul desktop, lo salviamo il file, mi chiede vuoi aprirla con voltura 1.1? Sì. Ci fa partire l'applicazione voltura 1.1, importiamo questo file ncn001, andiamo a vedere cosa troviamo. Troviamo le due note, contro e a favore, questa normale, documento questo qui, lo controllo, è corretto e lo stampo, abbiamo fatto anche le modifiche. Questo è il lavoro da fare. Sembra facile, ma lo è. Ok, se dovete mettere a posto qualche passaggio intermedio senza atti legali, queste cose qui, già nella successione telematica c'è un quadro dove si riportano questi dati. E quindi, cosa alleghiamo a questa domanda di voltura, visto che non alleghiamo la successione? Una dichiarazione di possesso ultraventennale, le solite cose. No, no, no. Sì, ma per esempio quando c'è il testamento, la copia del testamento, noi di solito la alleghiamo, la dobbiamo allegare comunque. No, no, qui c'è bisogno solo della seconda ricevuta. Solo della seconda ricevuta. Sì, sì, solo della seconda ricevuta. Poi, qui in altri quadri, ci sta il quadro EI, questo è dichiarazioni utili alla voltura catastale, discordanza, dati intestatari, passaggio intermedio, non convalidati, dati legali. La potreste risolvere anche già qui la cosa con delle note. Oppure ci possiamo fare la voltura vecchia maniera, perché per quelle volture vecchie da mettere a posto così partite incomplete e cose varie, ci stampiamo proprio quella vecchia, ce la fa il programma, quella cartacea 3 ce la stampa e la portiamo in casa, quindi riusciamo a risolvere un po' tutti gli aspetti.